ed essere serbo. Per la nostra società è un paradosso, che però sussiste solo nella Chiesa di Cristo. Promuovere le disponibilità verso l'altro oggigiorno sembra una cosa superflua. Mostriamo particolare attenzione verso i bisognosi attraverso strutture sempre più numerose, ma dobbiamo chiederci se sia davvero un servizio disinteressato o finalizzato ad altri scopi. Il Vangelo di oggi ci invita ad aprire occhi e cuore per capire che il vero potere è il servizio, e il servizio è a sua volta amore verso l'altro. Se qualcuno vuole essere rispettato dagli altri, deve prima di tutto amare. Riceverà in cambio altrettanto amore e rispetto. Che cosa significa per te servire gli altri? Senti la necessità di farti vedere mentre svolgi il tuo servizio?